Il tutto è nato da un articolo sul giornale. Mi sono presentato negli uffici della Collini e ho chiesto se c'era la possibilità di far vedere la nostra produzione, di far vedere se secondo loro eravamo in grado di fare questo tipo di lavoro. Noi non avevamo mai fatto un lavoro di queste dimensioni, perlomeno per quel che riguarda i pannelli, anche perché i tempi, diciamo, che ci venivano dati dalla committenza erano ristretti. Dal punto di vista della produzione eravamo pronti, dal punto di vista certificativo anche avevamo già raggiunto l'ETA, avevamo già raggiunto la certificazione CE, avevamo già, diciamo, la certificazione della catena di custodia, la FSC, e soltanto che bisognava dimostrare che potevamo prenderci questo tipo di incarico. Abbiamo fatto un calcolo veloce, servivano circa 250 pannelli, 5 pannelli al giorno, 50 giorni lavorativi. 50 giorni lavorativi abbiamo previsto, 50 giorni lavorativi abbiamo impiegati. Noi le case in legno le abbiamo fatte in tempi non sospetti. Le prime case in legno io le ho fatte nell'85. Casa mia è in legno ed è stata fatta nell'85, quando tutti quanti, diciamo, mi davano del matto. Quindi in tempi quasi 30 anni fa io ho dovuto cedere, lasciar perdere quello che per me era invece una passione, cioè fare gli edifici in legno. Ultimamente, negli ultimi 5 anni, quando ho visto che il legno veniva compreso dalla gente, veniva compreso dalle istituzioni, ho detto va bene, proviamoci, e ho deciso di fare, diciamo, di fare questo investimento. La mia idea di sostenibilità è lasciare la libertà a quelli che arriveranno dopo di noi di decidere cosa fare e di cosa fare di quello che trovano. Mi sono chiesto perché non facciamo uno stabilimento in Ixlan direttamente. Là, a dire la verità, ho trovato delle difficoltà piuttosto grandi, e comunque sia avrei dovuto rivolgermi ai tedeschi o agli austriaci per la realizzazione di questo edificio. Se fosse adesso, io potrei dire che sarei in grado di realizzare il mio stabilimento interamente in legno. Cosa vuol dire? Vuol dire che fra 30 anni, se quello stabilimento lì non va bene, io lo posso smontare, lo posso utilizzare nella peggiore delle ipotesi per fare del cipato, per fare legna da ardere. Viceversa, lo stabilimento che abbiamo costruito è in cemento armato con muri da 40 cm e voglio vedere chi riesce a demolirlo nei prossimi 100 anni. Cioè, è un disastro. Costruire in legno non è difficile, è relativamente semplice, però ci sono delle regole piccole che vanno assolutamente rispettate. Per contro, diciamo, invece ha dei grandissimi vantaggi dal punto di vista energetico, dal punto di vista sismico e anche come resistenza al fuoco. Questi valori li deve spiegare e li deve semplicemente certificare. Quindi Arca è importante perché può dare questo contributo a far sì che la casa di legno venga capita nel caso di meccatronica. La combinazione del cemento armato e del legno è vincente. Perché? Perché i primi due piani sono due piani produttivi. A quei livelli lì non esiste materiale alternativo al cemento, neanche l'acciaio. La parte sopra, diciamo che poteva essere fatta anche lì tranquillamente in mattoni, volendo, no? Averla fatta in legno è segno di attenzione, è segno di sostenibilità.